Buonasera e benvenuti in questo mondo della Music Learning Theory, di cui l'IGAM si fa promotore dal 2000 per la diffusione di queste teorie dell'apprendimento musicale, e lavorando inizialmente con i bambini piccoli. E difatti l'IGAM, che si presenta appunto come unica associazione riconosciuta dal professor Gordon in Italia per la diffusione della Music Learning Theory, è abbastanza conosciuta ormai per la formazione che fa rivolta a musicisti che vogliono applicare queste teorie alla primissima infanzia, quindi ai bambini da 0 a 6 anni. E la formazione nazionale rivolta a quella fascia di età ormai è al suo 21° corso nazionale. La mia storia all'interno dell'associazione è stata proprio quella di partire, nonostante come insegnante di pianoforte fossi ormai già diversi anni che insegnavo, quando mi sono approcciata, è stato proprio di ripartire un po' da capo, di ripartire proprio con i piccolissimi anche nel lavoro che riguarda proprio lo sviluppo delle attitudini musicali dei più piccoli. Siamo un po' meno conosciuti su questa didattica pianistica perché è nata un pochino più di recente. Questo è anche il motivo per cui abbiamo voluto dare questo titolo al corso Nuova didattica pianistica. Un po' più recente perché ci siamo posti l'obiettivo di portare una formazione realmente sperimentata. Cosa voglio dire? Che è nata, noi quando lavoriamo la Music Learning Theory si approccia ai piccolissimi e quindi, come tutte le didattiche, non solo musicali, rivolte alla primissima infanzia, noi sappiamo che ciò che facciamo per i più piccoli, i frutti non li vediamo subito, li vedremo molto più avanti. E quindi lavoriamo su un ipotetico risultato che non abbiamo tangibilmente subito a disposizione. E così abbiamo pensato di arrivare a una proposta formativa sul pianoforte, invece partendo dall'esperienza questa volta. Quindi nasce questo corso perché nel 2003 Marilyn Lowe, allieva del professor Gordon, venne in Italia. Ci presentò questo metodo un po' a quel tempo già un po' abbozzato, ma non del tutto definito. E da lì abbiamo iniziato a lavorarci noi, lei ovviamente che continua sempre a rivoluzionarlo, fino a che nel 2013 abbiamo iniziato a presentare anche questo corso di didattica pianistica. Veniamo un po' a descrivere un attimo quali sono i fondamenti della Music Learning Theory. E il principale tema conduttore di questo lavoro del professor Gordon, che nasce da una lunga ricerca e una lunga sperimentazione fatta negli Stati Uniti per circa 50 anni, nasce proprio da questo parallelo tra l'apprendimento linguistico e l'apprendimento musicale. E l'osservazione di questo professore ha mostrato come i processi di apprendimento sono gli stessi. Quindi l'apprendimento linguistico e l'apprendimento musicale, sebbene non siano, l'apprendimento musicale non è una lingua e non ha una grammatica, ma comunque ha degli elementi sintattici tali che i processi di apprendimento dei bambini sono veramente molto simili. E questo ci porta a rivoluzionare un po' l'idea di quello che può essere l'approccio musicale, soprattutto per i ragazzini più grandi. Si è sempre pensato quindi di aspettare che i bambini fossero in grado di poter fare qualcosa, quindi di poter leggere uno spartito, di poter essere già coordinati in un certo modo, prima di fare un approccio strumentale vero e proprio. Se pensiamo all'apprendimento linguistico, invece,
Noi sappiamo che i bambini, quando arrivano al momento della lettura, della scuola, quindi del momento della formalizzazione di ciò che è il linguaggio, hanno vissuto un periodo molto lungo di attività informale che la famiglia, gli adulti intorno a loro fanno, senza preoccuparsi di insegnare il linguaggio. Nessun genitore insegna, ma realmente lo mette in atto, no? Quindi questo percorso, questo lungo percorso di apprendimento naturale che viene fatto sviluppare ai bambini nell'età prescolare diventa fondamentale proprio per l'apprendimento linguistico, cioè i bambini a 5 anni, 5 anni e mezzo vanno a scuola, 6 anni, ma in realtà a 4-5 sanno già parlare correttamente la propria lingua. Andando a scuola poi viene formalizzato, cioè gli viene detto che quello che loro sanno già utilizzare si chiama in quel modo, si scrive in quel modo, ha dei segni che lo rappresentano. Quindi pensiamo in ambito strumentale, invece questa cosa solitamente è sempre stata un po' ribaltata, no? Aspettiamo prima che siano in grado di poter leggere, di poter comprendere, di poter fare una divisione del tempo, quindi di comprendere certi concetti che però sono dei concetti astratti e quindi per i bambini spesso sono motivo di difficoltà di coordinarsi, di tante richieste che l'apprendimento strumentale prevede e che se non sono solidamente interiorizzate possono risultare spesso ostacolate. Pensiamo se facessimo il contrario, no? Se non parlassimo ai bambini fino a che non siano in grado di poter leggere e scrivere. Pensiamo a quali danni potremmo fare dal punto di vista linguistico. E quindi questo lavoro di Gordon ha portato quindi a una rivoluzione in ambito didattico, musicale, che noi attraverso i nostri percorsi di formazione cerchiamo di, appunto, di attuare attraverso la proposta ai bambini molto piccoli di una varietà e complessità di materiale musicale tale da poter favorire prima un apprendimento informale, un apprendimento libero, un apprendimento naturale del bambino attraverso il gioco, attraverso una serie di attività che permetteranno poi di interiorizzare una quantità notevole di pattern tonali e ritmici a livello verbale, a livello cantato, a livello di coordinazione anche motoria, che saranno poi utili per poter affrontare un percorso più strutturato, quindi più formale, quando verranno insegnate appunto le competenze relative alla musica stessa. E uno degli obiettivi principale di questo percorso sta nel sviluppo di quello che Gordon chiama strumento interiore o pensiero musicale, che viene denominato da un termine coniato da Gordon che si chiama audiation e che è la capacità di pensare musicalmente. E quando noi parliamo, sempre per fare un parallelo con il linguaggio, quando noi parliamo, non utilizziamo un linguaggio o una serie di frasi apprese in maniera mnemonica, ma siamo consapevoli di quello che vogliamo dire, abbiamo un pensiero che ci porta piano piano a andare a pescare nel nostro, vocabolario di parole, quindi ci aiuta a metterle insieme in maniera fluida. E in musica succede anche questo nella nostra testa quando ascoltiamo, succede quando noi suoniamo, quando noi improvvisiamo, e quindi l'obiettivo sta proprio nel aiutare i bambini a sviluppare questo pensiero musicale. Parla di strumento interiore perché sviluppando questo strumento interiore, che non è altro che sviluppare il proprio senso ritmico, la propria intonazione, attraverso una serie di strategie, di passaggi il più possibile naturali nel bambino stesso, permettere al bambino di acquisirle, quindi poi
sviluppando uno strumento interiore, poter poi suonare, utilizzarlo nel suonare uno strumento che è esterno da sé. Già la parola stessa strumento mi fa capire che è un mezzo, uno strumento per esprimere qualcosa che deve essere però già posseduto. Quindi è importante proprio questo, fare in modo che i bambini possano in maniera totalmente naturale acquisire questo tipo di apprendimento. Ecco perché l'innovatività di questo lavoro che Marilyn Law è riuscita ad applicare allo strumento va a, diciamo, va a toccare un periodo dello sviluppo del bambino molto ampio perché solitamente si fa un approccio strumentale a partire dai 4-5 anni di età, ma questo lavoro poi si sviluppa anche in un periodo piuttosto lungo. Sappiamo bene quanto lavoro c'è negli anni da proseguire, ma soprattutto l'innovatività sta proprio nel fatto che va a toccare questo metodo tutto il periodo di questi bambini, non è soltanto un approccio per i piccoli, ma è un approccio che può essere rivolto a diverse fasce di età, con problematiche diverse, nonché, per la mia esperienza, fantastica e divertente anche con gli adulti. Ovviamente trattati alle volte un po' da bambini, ma questo può essere altrettanto interessante e divertente. Questo corso di formazione, infatti, lavora sì, su due ambiti diversi molto importanti, che sono quelli dell'età molto importanti e molto differenti. Quello dell'età prescolare, sulla quale si lavora ovviamente non prendendo in considerazione i piccolissimi, i neonati, che fanno parte appunto di un percorso di formazione che noi rivolgiamo attraverso l'altro corso di cui parlavo prima, ma comunque andando a toccare quali sono le problematiche, anche comunque andando a comprendere che cosa succede nella testa dei bambini fin da quando nascono. Andando invece a lavorare più sulla pratica, a partire proprio dai 4-5 anni di età. Parlo di 4-5 anni di età perché i bambini non si parla tanto di età musicale, di età cronologica, scusate, quanto di età musicale. Cioè, possono esserci bambini che a 4 anni sono pronti per iniziare un certo tipo di percorso, come magari dobbiamo aspettare 5 anni, più o meno, diciamo. Si parla appunto di età musicale perché è quella che noi dobbiamo sviluppare, no? Un'età musicale. Per cui, come dicevo prima, anche un adulto che non abbia una sua età musicale perché inizia da zero o un ragazzino più grande avrà un'età musicale cronologicamente diversa da quella della sua stessa età e quindi anche questo tipo di percorso viene in qualche modo integrato e aiutato attraverso una serie di attività compensatorie, attività che permetteranno a lui di costruire questo strumento interiore di cui parlavamo prima. Quali sono le caratteristiche un po' di questo metodo? Si chiama Music Move for Piano. Abbiamo un sito italiano, c'è cioè un sito della stessa Marilyn Law dove potete andare a scoprire un po' di più sul metodo rispetto magari al nostro sito IGAM, ovviamente parla della nostra associazione. Ma ci sono delle caratteristiche importanti che lo rendono un metodo vincente. Allora, innanzitutto io sono, come ho detto, sono dal 2004 che utilizzo questo lavoro. Prima lavoravo con il metodo tradizionale, ho sempre insegnato con i vari metodi, un po' attingendo a ciò che mi ricordavo, perché diciamoci la verità, nel nostro percorso, almeno per quanto è stato il mio, di didattica ci parlano veramente poco, di bambini ancora meno. E che non sono due cose uguali. Parlare di didattica è una cosa e parlare di bambini è un'altra. Vanno poi messe anche insieme.
Le caratteristiche appunto stanno proprio nel renderlo vincente, cioè aver avuto poi l'esperienza di bambini che si appassionano a questo tipo di lavoro e hanno il piacere di vivere l'esperienza musicale non soltanto perché riescono, perché si trovano a loro agio, perché diventa naturale, perché diventa un lavorare in maniera molto più istintiva. Ma perché c'è un lavoro di condivisione e che ha dei frutti notevolmente interessanti. Il lavoro di gruppo. No, lavorare con i bambini in gruppo potrebbe sembrare avere meno tempo, no? Da dedicare a loro. In realtà, invece, lavorare in gruppo è utilissimo perché i bambini apprendono moltissimo gli uni dagli altri, perché ci permette di giocare e ci permette anche di sentirci un pochino più bambini noi. Pensate a un adulto da solo che deve fare un gioco da bambini con un bambino, oppure se sei un gruppo di bambini, improvvisamente ti senti uno di loro, no? E ti permette di lavorare sempre suonando in due, in tre. Noi pianisti siamo veramente sfortunati da questo punto di vista, nel senso che mentre altri strumenti sono un po' obbligati a suonare con gli altri, altrimenti spesso non hanno questa consapevolezza armonica, no? Che gli serve, quindi essere accompagnati. Noi pianisti andiamo un po' in strada per conto nostro, ce la possiamo cavare anche da soli. Poi finisce un po' che se non abbiamo esperienze di quattro mani o di musica d'insieme, per qualche altra, diciamo, varie possibilità di studio, e spesso, soprattutto la lezione privata che un bambino può seguire, diventa arida da questo punto di vista, cioè diventa solo la lezione del bambino con l'insegnante. E invece poter avere bambini che suonano insieme significa fare musica d'insieme tutte le settimane, e questo è un arricchimento notevole, soprattutto per, come dicevo, per uno strumento come il pianoforte, che spesso rimane un po' indietro da questo punto di vista. Tanto lavoro viene fatto invece fuori dal pianoforte. E questa è la caratteristica che rende il lavoro giocoso, divertente, perché non sono semplicemente giochi. All'inizio sono giochi, sì, sono strategie per far arrivare i bambini ad apprendere determinate cose, come si è detto, in maniera naturale. Cantare per loro, fare ascoltare tantissimo la nostra voce cantata, canti tonali, canti ritmici, permettono ai bambini di interiorizzare questo materiale ascoltato, farlo proprio. Soprattutto noi lavoriamo con modi e metri diversi. Non so se qualcuno di voi ha già guardato il programma di questo corso. Lavoriamo non soltanto col modo maggiore e minore, dorico, frigio, lidio. Imparano a ascoltarli, noi gli insegniamo questo, ma glieli facciamo sentire, quindi per il processo discriminatorio che ognuno di noi fa nell'apprendimento, piano piano iniziano a fare loro una serie di ascolti che vanno veramente a colmare quella ristrettezza che molto spesso la musica pensata per i bambini o la didattica pianistica pensata per i bambini va un po' a restringere il campo. La maggior parte delle didattiche sono pensate per lo sviluppo esplicitamente tecnico prima, quindi tecnico di lettura, cioè si va avanti in base alle difficoltà di lettura o tecniche. Con questo lavoro si va avanti invece ci si lavora un po' a 360 gradi. Perché? Perché la lezione è articolata in tanti piccoli momenti, un momento in cui si canta, un momento in cui si lavorare in ensemble, un momento in cui si improvvisano piccole frasi musicali a partire veramente da piccolissime improvvisazioni, sviluppare la creatività nei bambini, soprattutto si suona a memoria, si lavora su tutta la tastiera intera e quindi non in posizioni ferme sulle cinque dita per tanto tempo fino a che poi improvvisamente ci si sposta e questo pianoforte diventa sconosciuto di nuovo e dobbiamo ricostruire le nostre difficoltà di orientarci. Quindi lavorare su tutta la tastiera
suonare a memoria, suonare soprattutto senza tensioni muscolari, lasciando quindi dando attenzione a quelle che possono essere anche gli aspetti tecnici, ma lavorando su alcune cose che degli aspetti, alcune particolarità degli aspetti tecnici che sono già parte di una capacità di esprimersi musicalmente. Faccio per fare un esempio: suonare legato, staccato, forte, piano, cioè si inizia da subito, non diventa una cosa che dobbiamo mettere dopo, ma che mi permette di esprimere qualcosa di diverso, perché uno stesso brano, se io lo suono prima legato e poi staccato, cambia caratteristica, cambia colore. Quindi già sperimentare queste cose diventa motivo di lavoro sugli aspetti sia tecnici, sia di ascolto, sia di attenzione del bambino alla bellezza del suonare e non a che cosa, alla difficoltà che purtroppo c'è nella lettura che mi obbliga a pensare, a decodificare, coordinare le mani. Tutto questo ovviamente mi impedisce la fluidità di ciò che io suono. Quindi, come avviene l'apprendimento? Per dirvela in termini abbastanza semplici, poi lasciare poi anche un po' di spazio alle vostre domande. Prima il materiale musicale viene ascoltato, viene appreso, diventa del bambino, poi quando è già interiorizzato si va a rifarlo allo strumento. Quindi lo strumento diventa uno strumento perché il materiale musicale è già entrato a far parte della conoscenza del bambino. E allora su quello poi si lavora fin da subito, da piccole frasi, su quello che può essere l'espressività, il tocco, il peso, le cadute delle mani, i salti. Ogni piccola, diciamo, tematica relativa anche alla tecnica viene affrontata senza aspettare di avere di essere arrivata a fare dei brani complessi. Io posso fare un buon attacco su quattro note, ma ho imparato a fare un buon attacco, a fare una caduta della mano, a rispettare un'uscita dal pianoforte. Insomma, tutte queste piccole cose diventano motivo di gioco e ovviamente poi questo percorso per chi inizia dopo diventa sempre più complesso e quindi si lavora su un materiale musicale che viene trasformato, si lavora sul trasporto fin da subito, una melodia può essere fatta partendo da qualsiasi posizione diversa, quindi qualsiasi tonalità diversa. Si trasformano i brani da maggiore a minore, da binario a ternario, sempre. Quindi si impara a manipolare il materiale musicale con grande facilità. Ma questo perché lo facciamo partendo da piccole cose. Quindi non si aspetta di essere diventati molto bravi e poi si inizia il trasporto. Siamo molto bravi e poi si improvvisa, ma sappiamo fare una canzone piccolissima, cambiamola subito. E quindi si inizia questo lavoro fin da quando sono piccoli, da piccoli a livello musicale. E nel nostro percorso di formazione tutto questo lo facciamo anche con i musicisti che partecipano. E quindi che cosa succede? Che anche chi non ha mai improvvisato parte come bambini e quindi non c'è la preoccupazione di dire oddio, questo corso si improvvisa, non so improvvisare. No, si parte da capo, da zero, come fanno loro. Quindi imparano i corsisti insieme a quello che faranno con i bambini. Si impara a apprendere e a insegnare brani lavorando sulla memoria, ma non su una memoria e basta, ma su una comprensione di quello che il brano, dal semplice fino a quelli più complessi, vuole dire e come è composto. Quindi, quando saranno piccoli brani, si andrà ad analizzare quali sono i pattern tonali e ritmici che lo compongono nella loro semplicità. Quando si suonerà una sonata di Mozart, si farà un'analisi armonica e strutturale del brano. Quindi si costruisce un apprendimento che si apre a tante possibilità. Perché si apre a tante possibilità? Perché io ho studenti che
dal percorso di pianoforte, poi passano a voler comporre, o un altro passa a voler cantare, un altro fa improvvisa, un altro si mette a fare musica leggera perché si accompagna, perché questo metodo non ha solo la finalità dell'apprendimento pianistico, ha la finalità di aprire su un apprendimento musicale in generale. Quindi spesso si avvicinano anche bambini che vogliono suonare la chitarra, ma magari all'inizio si fanno un po' di anni anche di questo tipo di lavoro e poi sfociano su un altro strumento. Quindi ha una versatilità questo corso incredibile. Sempre disponibile a accogliere le vostre domande, io intanto vado avanti e vi racconto un po' chi sono i docenti di questo corso. Allora, io ovviamente ci sono e occupo gran parte della formazione in quanto sperimentatrice e diciamo ho creato questo corso sulla base della mia esperienza, di tutti gli allievi che ho avuto, ho due scuole di musica con le quali ho lavorato e lavoro da ormai tanti anni con esclusivamente questo metodo. Quindi ho un'esperienza data da bambini neonati che ora hanno circa 20 anni. Quindi più o meno qualcuno ha iniziato a 4, quindi ora ne ha 24. Insomma, diciamo che più o meno ho avuto la possibilità di vedere l'excursus che c'è stato. Quindi chi partecipa a questo corso ha me come docente relativa alla didattica pianistica e Marilyn Lowe che attraverso appunto degli incontri negli anni passati, Marilyn Lowe veniva tutti gli anni per un weekend intero a fare la nostra formazione. Ora con la pandemia abbiamo sperimentato di farlo online, ovviamente, ma è stato estremamente efficace perché nonostante i suoi oltre 80 anni, è una super tecnologica con 12 telecamere messe da ogni parte e quindi ci ha dato anche dei suggerimenti veramente interessanti, aiutata spesso dal figlio, ma è veramente un vulcano ancora di energia, così come era Gordon. Io mi auguro che questa cosa della Music Learning Theory che rende i nostri anziani docenti di lunga vita sia trasmessa anche a noi, ai nostri studenti. Gli altri docenti sono Andrea Apostoli, presidente dell'AIGAM, direttore dei corsi nazionali relativi alla fascia 0-6 anni, e che quindi può portare tutta la sua esperienza relativa proprio alla fascia di età di cui parlavamo prima, no? Quella dell'età prescolare. Gli altri due docenti sono Maria Grazia De Paulis e Lorenzo Tarducci, che sono due formatori AIGAM, rispettivamente organista Maria Grazia e direttrice di coro, e Lorenzo Tarducci, chitarrista. Hanno applicato la Music Learning Theory relativamente all'età scolare, quindi anche ai loro strumenti, non facendone dei veri e propri metodi, ma comunque utilizzando anche il metodo Music Move for Piano su altri strumenti, e quindi sono diciamo dei collaboratori efficaci per dare anche una voce diversa a quella che può essere la mia più specifica. Durante il corso si lavora su vari aspetti, che sono appunto quello teorico, perché la teoria ha una grande sostanza in questo percorso, quindi viene affrontata, lavorata insieme, se ne acquisiscono gli elementi fondanti. Si lavora su una parte pratica, che è quella del lavoro da fare con i bambini, e una parte esperienziale, che è invece dedicata un po' di più alla esperienza no, vostra, quindi spesso tanti musicisti che frequentano questi corsi ci raccontano di quanto questo lavoro li abbia accresciuti non soltanto come insegnanti, ma anche come musicisti stessi.
lavorare appunto su improvvisare, lavorare sul nostro strumento interiore, sulle nostre capacità di pensare musicalmente, ci fa anche riflettere, no? Sul nostro modo di relazionarci. E io, per la mia esperienza personale, ho lavorato molti anni prima di entrare nel mondo della music learning theory e le lezioni che faccio adesso, dove torno a casa stanca fisicamente, ma dove scalzi, si canta, ci si muove, si suona, si improvvisa, insomma, mi sento più musicista anch'io rispetto che la classica lezione su una seggiolina accanto allo studente, dove col quadernino si segna la lezione della settimana successiva. Quindi credo che sia un accrescimento anche per chi come musicista si sente di avere ancora la voglia di mettersi in gioco, no? Di essere in prima persona, cioè non ci si sente osservatori, ma ci si sente parte integrante di un gruppo che lavora musicalmente. Quindi a te insegnante sembra di essere in un ensemble sempre, anche se hai tutto sotto controllo te, e quindi non soltanto di essere l'insegnante, come si può intendere un po', fra virgolette. La lettura, che è una cosa che sicuramente qualcuno poi mi avrebbe chiesto e quindi ve l'anticipo, arriva successivamente, quindi arriva come conseguenza di un lavoro, arriva a seconda dei tempi tra gli 8 e gli 11 anni, a seconda di quando un bambino si approccia in qualche modo a questo tipo di lavoro, e viene affrontata in una maniera molto molto interessante. Non è più una lettura nota per nota, o valore per valore, ma una lettura per insiemi. Quindi i bambini imparano a riconoscere i pattern tonali, a riconoscere i pattern ritmici, perché li hanno sentiti, cantati, interiorizzati e trovati sullo strumento. Da lì si va a ritrovarlo su uno spartito. Quindi le prime esperienze di lettura partono da musica familiare che andiamo a ritrovare, e quindi vedere come si trovano su uno spartito, esattamente come nella lettura a scuola. Cioè, imparerò a scrivere albero, ma io so cos'è un albero. Ho usato la parola albero, li ho visti, cioè sono consapevole di tutto quello che c'è dentro la storia dell'albero, e allora poi imparo quei segni, dove li scrivo, come li metto. E quindi lo stesso principio è quello della scrittura e lettura nel linguaggio. A chi si rivolge questo corso? Tutti pianisti, musicisti, insegnanti di pianoforte, non necessariamente diplomati in pianoforte. Ovviamente chiediamo che ci sia una certa competenza sufficiente per chiamarsi insegnante di pianoforte, ma chi ha una certificazione già conseguita, ovviamente ha libero accesso al corso senza problemi. A chi non ha, ma molto spesso noi abbiamo dei pianisti bravissimi o jazzisti o che hanno fatto tanti percorsi di studio, ma non hanno il foglio, diciamo, di carta, ma sono potenzialmente dei bravi insegnanti, e quindi viene valutato un curriculum, o si fa una chiacchierata, insomma, si valutano anche possibili percorsi diversi che possono essere stati fatti per avvicinarsi a questo lavoro. Il livello base è aperto a tutti, nel senso che potrebbe avvicinarsi a livello base anche un trombettista interessato. Il livello avanzato, invece, appunto, richiediamo questo curriculum per valutare laddove non ci fosse un diploma, una laurea specifica nello strumento. E, non lo so, lascio 2 minuti, forse magari Paola mi vuole sostituire un attimo per dire. Così bevo un sorso d'acqua e sostituire un attimo per dire com'è composto il corso a livello di ore, magari così. Certo, ti do un po' di tregua, ne hai parlato tantissimo. Allora, due parole su appunto come è organizzato proprio a livello di orari il corso e poi sicuramente se ci sono domande penso siamo sia io che Elena molto contente di rispondere, Elena soprattutto. Allora, il corso è organizzato in due livelli, un livello base e un livello avanzato.
Il livello base, che partirà a novembre, 13-14 novembre, è interamente online, organizzato in 40 ore, quindi su 3 weekend. Il primo weekend, come vi ho detto, 13-14 novembre, il secondo 4-5 dicembre, il terzo 15-16 gennaio, con orari all'incirca dalla mattina alle 9 alle 18 del pomeriggio, quindi 2 giorni, sabato e domenica, interamente online, ribadisco, 40 ore. Successivamente a livello base si può proseguire con il livello avanzato, che è in modalità mista, nel senso che sono 5 weekend, uno online, gli altri 4 sono in presenza e si svolgerà a Pisa, presso la Scuola di Musica Amadeus, e sempre sabato e domenica. Si parte il 5-6 febbraio, si finirà il 14-15 maggio. Sono 2 weekend a febbraio, uno a marzo, uno aprile online e uno a maggio, per un totale di 80 ore. Questo per quanto riguarda l'organizzazione del corso, quindi un livello base interamente online, un livello avanzato in presenza con un unico weekend online, sempre sabato e domenica. Quindi questo per andare incontro a chi chiaramente dal lunedì al venerdì lavora, moltissimi musicisti, moltissimi insegnanti di pianoforte il venerdì pomeriggio hanno ancora corsi, e quindi abbiamo pensato quest'anno di concentrare tutto nel sabato e la domenica, nel weekend, per andare incontro soprattutto a chi negli anni ci ha giustamente sollevato le proprie esigenze da questo punto di vista. Noi collaboriamo da diverso tempo con le edizioni Curci. Questo metodo Music Move for Piano è in fase di elaborazione nella sua versione italiana. È uscito il primo volume con il manuale per l'insegnante. Sono in fase di uscita i 2 volumi che riguardano l'età prescolare, e nel tempo dovrebbero uscire i 2 volumi successivi. Quindi diciamo che una buona parte di materiale che fino adesso si trovava solo esclusivamente negli Stati Uniti, quindi anche con un po' di difficoltà per farlo arrivare, piano piano diventerà del materiale, insomma, di cui si potrà fruire con maggiore facilità. E oltre al fatto che appunto noi formatori alla fine di ogni incontro mandiamo materiale, brani su cui prepararsi, studiare, quindi questo, insomma, avrete tanto materiale che vi verrà consegnato da un weekend all'altro per lavorarci anche, diciamo, se, al di là dei libri. E gli altri volumi invece per l'età scolare sono le attività sequenziali di apprendimento di Gordon, anche questi tradotti in italiano sono un materiale utilissimo per lavorare con i bambini nell'apprendimento proprio delle competenze, delle prime competenze di insegnamento della musica. Che cosa possono fare gli insegnanti quando escono da questo corso? Possono attivare in maniera autonoma i loro percorsi di strumento nel lavoro che fanno nelle scuole private. Possono essere portate all'interno delle scuole dell'infanzia, perché comunque, essendo un lavoro di gruppo, si può lavorare fino anche a 8 bambini per volta allo strumento, anche con un solo pianoforte, e ovviamente con i più piccoli, man mano che poi vanno avanti col tempo, ovviamente non si può lavorare con 8 tutti insieme, ma il lavoro comunque è sempre di gruppo anche dopo. E si può applicare nelle proprie lezioni anche, come dicevo prima, con i ragazzi delle scuole medie ad indirizzo musicale. Abbiamo avuto tantissimi insegnanti che hanno frequentato questi corsi e li hanno poi riportati. Ovviamente ogni situazione va riadattata in un certo modo al contesto in cui ci troviamo, nonché agli adulti. Io ci sto lavorando con due suore, quindi è fantastico vedere le suore che ballano, cantano e che ora si sono messe a comporre, a improvvisare, e quindi per me è veramente assolutamente divertente. E questo per darvi anche un po' un'idea. L'IGAM poi ha
all'interno dell'associazione ha un settore didattico per cui chi tutto il percorso, diventa insegnante IAM, eccetera, può avere anche la possibilità di essere contattato attraverso l'IAM in progetti che vengono richiesti direttamente all'associazione, quindi sia lavorare in maniera autonoma, sia anche avere un sostegno da parte dell'associazione. Ovviamente poi tutti i dettagli che riguardano gli insegnanti IAM, eccetera, vengono poi esposti durante il corso, quindi se ne parla in maniera più approfondita quando c'è quando ormai ci conoscete abbastanza bene. Ok, io non so se ci sono altre domande, altrimenti ci salutiamo, ci diamo diciamo un saluto nella speranza di rincontrarvi al più presto o nei prossimi incontri formativi o incontri dove raccontiamo un po' quello che facciamo. Elena, forse aggiungiamo solamente l'ultima cosa, che appunto è un corso, l'IGAM è un ente riconosciuto dal MIUR, e quindi per chi insegna a scuola ha diritto, partecipando alla nostra formazione, anche alle giornate di permesso per autoformazione, quindi sono 5 giornate l'anno, quindi per chi ha necessità poi di prendere le giornate, sappia già da subito che, essendo un ente riconosciuto dal MIUR, un corso riconosciuto dal MIUR, rientra anche in questa possibilità. Cerca anche questa possibilità. E che poi si può utilizzare il bonus E si può scuola. utilizzare anche il bonus docenti per chi vuole, per il pagamento. Sì, solo questo. Penso che tu abbia detto assolutamente tutto. Poi la nostra mail è formazione@igam.it. Per qualunque altro chiarimento, o chiamarci ai nostri numeri di telefono che trovate sul sito www.igam.it, e tutto qua. Va bene. Allora, buon sabato e buona domenica. Un saluto a tutti. Grazie di essere stati qui presenti. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci, buona serata. Grazie, un vero piacere.